Roma, prime ore del pomeriggio. Mentre in Senato parte la prima chiama per il voto sul Rosatellum, in piazza del Pantheon va in scena la protesta bendata del Movimento 5 Stelle. È iniziata la chiama in Senato. Stanno decidendo a nome del popolo e noi non vogliamo questo. Indico pertanto tale votazione. E la voce dei grillini si alza in coro per scandire una sola parola. Onestà! 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 C'è rabbia, indignazione negli animi degli attivisti pentastellati. Sono qui, sono tanti, hanno una benda bianca sugli occhi perché così dicono che si andrà a votare. Non vedo assolutamente nulla. Ed è quello che non vedrò il giorno in cui andrò a votare, perché voto alla cieca. Non posso scegliere il mio candidato, non posso scegliere nulla. Siamo in lutto. Siamo agguerriti soprattutto agguerriti, non possiamo farci prendere per i fondelli in questa maniera. Questa è una legge anticostituzionale, non si può fare una legge a 3 mesi dalle elezioni. È una truffa prima delle elezioni, è un pacco, l'hanno inventato i napoletani e il napoletano lo sa. Il Senato è a pochi passi, ma la piazza non vuole rassegnarsi al Rosatellum. Al Senato in 4 politici di professione, Renzi, Berlusconi, Salvini e Verdini, si sono chiusi in un palazzo per scrivere una legge che secondo loro gli disegna un'Italia a loro misura, cioè le loro poltrone. Renzi, perché non la metti sui vitalizi la fiducia? Berlusconi, mettalo sui vitalizi! Quindi noi ci auguriamo veramente che Mattarella tuteli tutti gli italiani, cercando ovviamente di far fare una legge che possa far eleggere i nostri rappresentanti, le persone che noi vogliamo eleggere, perché vogliamo i nostri rappresentanti, non vogliamo i nominati. Arrivano i big del movimento con Di Battista che accusa. Io ho capito che l'accelerazione della legge elettorale e Renzi l'ha voluta proprio perché è in difficoltà in Sicilia, e dato che lui potrebbe arrivare terzo in Sicilia, avendo paura di un'implosione del proprio partito subito dopo le elezioni siciliane, ha dovuto trovare l'arma di ricatto politico sui propri parlamentari prima dell'esito delle elezioni regionali. E così, è andata così. C'è anche il fondatore dei 5 Stelle che dice: vinceremo noi comunque, anche se truccano la legge. Poi l'assist a Di Maio, ecco il Premier, dice la parola a quello che cambierà l'Italia. Noi con una legge che crea incertezza e che fa piombare un paese nel caos saremo l'unica certezza alle prossime elezioni per poter formare un governo dei cittadini. E alla fine in piazza della Rotonda sul palco sono tutti bendati, Grillo, Di Maio, Di Battista si coprono gli occhi e gli attivisti li seguono, si bendano di nuovo. Perché dicono sta scendendo il buio sulla democrazia.